Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video sulla Cina. Io sono Tina e oggi parliamo di una figura che affligge i genitori della Cina in pieno boom economico, ovvero i Ken Laozu, i bamboccioni. Ken Laozu letteralmente è il clan che compie l'azione di Ken Lao, cioè addentare il vecchio, un modo informale per dire che si fanno mantenere dai propri genitori, con diverse sfumature. Like se non ne avete mai sentito parlare e ricordatevi poi di iscrivervi al canale per sostenerci a pubblicare contenuti gratuiti sul mercato cinese ed attivare la campanella per non perdervi i prossimi video. Come saprete, se ci seguite da qualche tempo, la relazione genitore-figlio è molto diversa a come siamo abituati a viverla in prima persona e prevede degli obblighi sociali e morali anche onerosi in termini economici. Di responsabilità intergenerazionale. È normale, per esempio, anche per via di un sistema di welfare non ancora ottimale, che i figli mantengano i propri genitori o i propri nonni. E con i Ken Laozu parliamo appunto di un ribaltamento di questo schema intergenerazionale in cui i figli, invece di essere di aiuto, continuano a dipendere dai genitori anche in età adulta. I bamboccioni naturalmente esistono in tutto il mondo. Ma una differenza che possiamo riscontrare è come i bamboccioni occidentali si creino in una situazione di ristagno del mondo del lavoro, quindi i giovani disoccupati che non potendosi mantenere restano a casa dei genitori a farsi mantenere, mentre i bamboccioni cinesi hanno origine all'interno di una situazione di crescita, dove i costi della vita urbana sono in aumento a dismisura rispetto a quanto erano giovani le generazioni precedenti. I peggiori Ken Laozu, diciamo, sono quelli che si adagiano e non accettano di fare lavori non adeguatamente pagati secondo il loro stile di vita, che sono abituati a vivere sin da piccoli. A volte anche in virtù del trattamento da piccolo imperatore ricevuto dai genitori che potevano avere un solo figlio durante gli anni della policy del figlio unico. Figlio unico su cui hanno finito per investire ogni risorsa e ogni speranza di riscatto sociale futuro. Con ciò non vuol dire che solo i più ricchi si rifiutano di essere sottopagati, ma anche, forse soprattutto, quelli le cui famiglie non sono affatto facoltose, ma hanno sempre cercato di dare il meglio al proprio figlio, schermandolo dalla realtà finanziaria della famiglia, ma crescendo così un figlio che non realizza la discrepanza tra il prezzo dei beni e il costo reale in termini di lavoro. Dando per scontato che avrà sempre tutto quello che gli serve, come l'ha sempre avuto dai propri genitori. C'è da dire che per i bamboccioni più giovani la vita non è semplice, al di là della loro poca voglia di faticare. Sono nati infatti in un'epoca storica in cui la Cina è un paese ricco e in cui tutti ormai sono stati preparati per essere dei vincenti dalle proprie famiglie, esattamente come il bamboccione tipo che molto probabilmente è una persona che ha ricevuto una buona educazione con tanto di attività extracurricolari e che probabilmente ha anche fatto almeno un'esperienza all'estero. Con così tanta offerta super qualificata, la domanda si adegua e il clima di competizione è veramente spietato. Anche per i bamboccioni emotivamente più forti, che non si rifugiano online o rinunciano alla vita reale, è difficile obiettivamente non farsi sfruttare perché le condizioni lavorative e i relativi benefit sono cambiati rispetto ai tempi dei loro genitori. Se soprattutto negli anni di apertura verso l'estero i lavoratori godevano, per esempio, di importanti agevolazioni di vitto e alloggio, o in generale c'era molta più domanda per lavoratori con titoli di studio, oggi il mercato del lavoro non è più così semplice e spesso richiede straordinari e 996 come standard, ovvero con un orario lavorativo che va dalle 9 di mattina alle 9 di sera per 6 giorni a settimana. Non è sempre così naturalmente ovunque e molte cose sembra che stiano cambiando in favore dei lavoratori, ma per un bamboccione abituato ad ogni agio, naturalmente la prospettiva di fare della gavetta ed essere retribuito meno di quello che crede che valga il suo lavoro, ovviamente non è affatto allettante. E avendo l'opzione di non fare niente e continuare a vivere a scrocco dai propri genitori, come hanno sempre fatto, scelgono proprio questo. Ci sono poi anche dei bamboccioni consapevoli, diciamo, quindi giovani che lavorano ma hanno comunque difficoltà a mantenersi per l'alto costo di vita delle città e che quindi approfittano della generosità dei genitori per comprarsi una casa in città e l'automobile, in modo tale che possano accasarsi.
Questo tipo di cum laude, diciamo, è socialmente più accettato perché obiettivamente oggi i prezzi delle case, soprattutto in città, sono assolutamente proibitivi per chi inizia a lavorare per la prima volta. C'è anche da dire che anche i genitori dei bamboccioni, di fronte ad una richiesta di aiuto a fin di bene, possiamo dire, cioè per potersi accasare e creare un nuovo nucleo familiare, sono in realtà ben contenti di aiutare quando possono. E in Cina per potersi accasare la casa di proprietà per i residenti urbani è un must, tematica di cui abbiamo parlato in un articolo sullo Shanxin che vi lascio in descrizione. Per oggi è tutto, spero che questo video sia stato interessante, fatecelo sapere con un pollice in su e per altri contenuti legati al mercato cinese seguiteci anche su Instagram e unitevi al gruppo Facebook Vendere in Cina. Ci vediamo al prossimo video, ciao!